Questa sera il tema di cui vi parlerò è il riposo. E voglio iniziare appunto con questa domanda. Siete stanchi di essere stanchi? Se avete risposto sì, come molti di voi vedo annuire con la testa, non vi preoccupate, siete nella maggioranza delle persone del mondo moderno e quindi è normale. Perché? Purtroppo oggi, sfortunatamente, la società attuale non dà valore al sonno. Ci sono tantissime cose che ci impediscono di dormire a sufficienza e il riposo non è sufficientemente valutato. Dormire molto spesso viene considerato una perdita di tempo, per esempio. Quante volte pensiamo che abbiamo altre cose da fare e non possiamo dormire, quindi rimaniamo svegli più a lungo. La gente spesso si trova in difficoltà quando deve dire buonanotte ad attività di divertimento o al lavoro, quindi protrae le ore di lavoro al di là dell'orario regolare d'ufficio e anche magari al vostro programma televisivo preferito. Finisce tardi, però voi non riuscite a spegnere la televisione finché non avete visto la fine del vostro film. Poi ci sono anche attività commerciali che rimangono aperte fino a tardi. Purtroppo, da una ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, sembra che oggi, soprattutto in America, si dorma circa il 20% in meno rispetto a soltanto alcuni anni fa. Questo significa che dormiamo un'ora e mezza in meno a settimana, che non è al giorno, scusatemi, che non è poco. Il risultato qual è? Il 40% degli americani, per esempio, sono così assonnati durante il giorno che con difficoltà riescono a portare avanti le proprie attività quotidiane. E piuttosto preoccupante è l'effetto che questo ha. Infatti sembra che soltanto in America più di 100.000 incidenti automobilistici avvengono a causa di che cosa? Del cosiddetto colpo di sonno. Esatto. Sembra che nel caso del cambiamento da ora solare a ora legale, quando noi mettiamo l'orologio indietro di un'ora, avvengano l'8% in più di incidenti nelle 24 ore successive, quindi alla domenica. Voi direte, vabbè, è un caso, magari hanno fatto lo studio, hanno visto. No, perché rifacendo lo studio al rovescio, cioè nel giorno in cui si ritorna all'ora solare, la diminuzione degli incidenti stradali nella giornata successiva è dell'8%, quindi pari pari. Perché? Perché quella singola ora di sonno che normalmente si perde, perché chi è che va a letto un'ora prima perché c'è il cambio dell'ora? È normale, noi andiamo a letto regolari, poi la mattina però ci dobbiamo alzare un'ora precedente. Quella singola ora di sonno ci rende più distratti, quindi più disattenti e quindi più esposti al rischio di incidenti. Questa è una cosa allarmante, soprattutto se si estende al problema degli adolescenti. Gli adolescenti al giorno d'oggi sono abituati a uscire molto più spesso e quindi si fa molto tardi. 75 anni fa la fascia adolescenziale era abituata a dormire 8-9 ore al giorno per notte, oggi si è scesi a 7 e questo purtroppo in alcuni casi, cioè i migliori, c'è chi dorme anche molto meno, 6-5 a seconda. E questo fa sì che, secondo una recente inchiesta, il 60% degli adolescenti negli Stati Uniti, sotto i 18 anni, quindi minorenni, si lamenta di essere molto stanco durante il giorno e addirittura appunto addormentarsi sui banchi. Perché è necessario dormire? La domanda, secondo voi. Allora, privarsi del sonno è un pochino come privarsi del cibo. Se voi mangiate sempre meno o comunque riducete la quantità di cibo giorno per giorno sul lungo termine, dimagrite, perdete chili. La stessa cosa avviene con il sonno. Le ore di sonno perse, soprattutto sul lungo periodo, si sommano e dormendo solo un'ora in meno al giorno, in una settimana avete dormito 7 ore in meno, che equivale a una notte, perché più o meno si dorme 7 ore per notte, soprattutto come abbiamo visto gli adolescenti oggi. Cosa succede con una notte intera di sonno perduto a settimana? Stiamo parlando solo di settimana. Le persone sono con un debito di solo 3-8 ore riducono le loro capacità fisiche e mentali e vediamo in che modo, in maniera piuttosto significativa. Per esempio, noi qui abbiamo il dottor Angelo Fantasia che ama molto andare in bicicletta. Uno studio fatto su alcuni ciclisti ha fatto vedere che quei ciclisti che in una settimana avevano perso solo 3 ore di sonno si affaticavano rispetto alle loro performance normali molto più facilmente del periodo in cui dormivano regolarmente quelle 3 ore in più.
e quindi davano risultati minori nelle loro gare. Inoltre si abbassa il sistema immunitario quando noi perdiamo anche soltanto 3 ore di sonno a settimana e quindi siamo più esposti alle malattie. Diminuiscono le nostre facoltà mentali, quindi rallentiamo la capacità di ragionamento, di pensiero. Negli ultimi 10 anni si è visto che centinaia di studenti hanno... con il debito di sonno hanno avuto un calo di rendimento scolastico sia nelle scuole superiori ma anche all'università in maniera particolare, dove la richiesta di attenzione e di rendimento è più alta per gli esami universitari. Chi è sonnato ha difficoltà infatti di concentrarsi, di mantenere la concentrazione su un lungo periodo e di mantenere anche l'attenzione, la soglia di attenzione alta, e anche per questo appunto è più soggetto al rischio di incidenti, parlando della guida come era prima. E per quanto riguarda gli studenti ha più difficoltà a mantenersi concentrato e attento sull'argomento su cui sta studiando oppure che sta seguendo in quel momento. Le informazioni spesso vengono recepite ma non catalogate dal cervello e ordinate in maniera corretta, quindi è più difficile poi richiamarle nel momento in cui le deve utilizzare, all'esame o nel momento in cui deve mettere in pratica poi ciò che ha studiato. Per cui le distrazioni possono avere effetti disastrosi, ma non soltanto appunto sugli studenti, su un autista, perché magari è rallentato il riflesso per frenare nel caso di un evento improvviso. In questo caso abbiamo la foto di questo bambino che sta attraversando la strada, ma anche per un contabile, un ragioniere che sta facendo dei conti, gli sfugge un numero, gli sfugge una piccola cifra e il conteggio a volte può essere sbagliato. Per non parlare poi di decisioni ancora più importanti, cioè una transazione finanziaria, un accordo d'affari, la conclusione di un contratto di lavoro o comunque... un contratto di acquisto di qualche cosa. Siccome diminuisce la memoria a breve termine, a questo punto noi abbiamo difficoltà magari di ricordarci qualcosa che era stato detto subito prima durante una riunione, e questo può compromettere anche situazioni lavorativamente parlando piuttosto importanti, quindi non soltanto alla guida o nello studio. Infatti il debito di sonno può avere un forte impatto sulle nostre prestazioni a tutti i livelli. Anche l'umore ne risente nel debito di sonno, infatti quando siamo stanchi siamo più bui, siamo più soggetti anche alla depressione e siamo meno propensi a sorridere. Man mano che si accumula il sonno, quindi si perde la capacità di godere delle piccole cose della vita, anche di godere di attività che sono normalmente normali per noi, diventano faticose, quindi siamo più lamentosi. Quindi spesso ci isoliamo poi, quindi questo ha anche un effetto sulle nostre relazioni. Le capacità di risolvere i problemi ordinari spesso rimangono, quelli correnti, ma non siamo in grado di risolvere i problemi più complessi. Per esempio, è come se stessimo alla guida di un aeroplano e avessimo il pilota automatico inserito. Il pilota automatico inserito permette all'aereo di continuare a volare in situazioni normali, ma se ci fosse un imprevisto, una turbolenza, qualche cosa che richiede le decisioni prese velocemente, c'è bisogno del pilota. Noi, quando siamo in debito di sonno, andiamo avanti col pilota automatico, non siamo in grado di prendere quelle decisioni veloci che richiedono una certa attenzione da parte nostra. Ma qualunque cosa al di fuori dell'ordinario potrebbe causare dei danni. Altra motivazione per dormire di più è perché chi dorme poco, chi è stanco, è più svogliato, quindi sarà... meno in grado di svolgere lavori complessi, sarà più pigro anche, ma non pigro nel senso di dormire, farà le cose con meno passione, con meno dedizione, con meno dovere. E quindi anche questo è un buon motivo per dormire un pochino di più. Alla base di tutto qual è? Cosa c'è? Il fatto che il sonno... ci permette, come dicevo prima, di mantenere le nostre funzionalità cerebrali ad un livello alto rispetto allo standard. Quindi queste che vedete qui elencate, l'apprendimento, la razionalità, il senso del pericolo, l'efficienza, la capacità di comunicazione, la capacità di relazione, sono tutte facoltà che vengono influenzate negativamente dalla perdita del sonno. Quali sono le cause del debito di sonno?
Come vi dicevo prima, sono alcune cause che sono distrazioni semplici, divertimenti, cose del genere. Altre invece possono essere il nostro modo di rapportarci rispetto agli impegni. Lo stress, l'ansia, il super lavoro, un ambiente dove viviamo, dove dormiamo, che è troppo rumoroso, come a volte succede soprattutto in estate. L'uso di alcuni farmaci, magari perché ci servono per compensare qualche patologia, però hanno un effetto di togliere il sonno. E anche lo stile di vita troppo sedentario. È necessario capire queste cose perché mentre ci piace incolpare il nostro capo perché ci fa lavorare troppo, dovremmo invece prendere in esame quali sono le nostre responsabilità rispetto al sonno e vedere cosa possiamo fare noi per migliorare tutto questo. La società di oggi si è così tanto allontanata dai valori, dai principi sani per una vita semplice che ci ritroviamo ad essere sovrastimolati, quindi dobbiamo scegliere fra tutti gli stimoli che riceviamo, quali sono quelli a cui rispondere, quelli invece che dobbiamo mettere da parte. E il risultato di tutto questo è che la nostra vita spirituale purtroppo ne soffre. Qual è l'impatto della mancanza di sonno sullo spirito? La fatica in effetti ha un impatto anche sulle nostre attività quotidiane, come dicevo prima. Quindi ci troviamo a dover affrontare spesso più problemi senza volerlo. E siccome siamo stanchi, ci è più difficile anche fare quelle scelte fra una situazione giusta ma magari più difficile, più faticosa, che richiede maggiormente il nostro impegno, la nostra dedizione, il nostro sacrificio, e una situazione sbagliata ma magari che ci sembra più facile, più una scorciatoia più breve da prendere, qualcosa che ci richiede meno impegno, una soluzione che ci dà il maggior guadagno con il minor costo e il nostro impegno anche. Ecco, questo a volte purtroppo è anche la causa del queste scelte sbagliate sono causate dal debito di sonno. Non dimenticate che per secoli il modo più efficace per fare il lavaggio del cervello alle persone qual era? Privarle del sonno, mantenerle a lungo per giorni e giorni sveglie. Tutt'oggi viene utilizzato questo da rapinatori, per addirittura far perdere la capacità di intendere e volere alle persone. Quindi una prolungata privazione del sonno può portare addirittura alla psicosi. Lo studio della Bibbia e la preghiera sono le linee guida del cristiano, ma se siamo stanchi, io non so quanti di voi leggono la Bibbia la sera prima di andare a dormire, quante volte ci può capitare di addormentarci su quel versetto che invece avremmo voluto meditare e fare interiorizzare e fare nostro per poter crescere? Ecco, se andiamo a letto troppo tardi questo ci può succedere, invece abbiamo bisogno di essere con la mente libera, svegli, per poter ricevere queste perle preziose che sono per la nostra anima. Quanto a lungo quindi abbiamo bisogno di dormire? La maggior parte dei ricercatori sono d'accordo sul fatto che per tirare avanti semplicemente gli esseri umani hanno bisogno di 7 ore per notte, ma quanti di voi vogliono veramente tirare avanti? Allora, se vogliamo avere una marcia in più e non solo tirare avanti, dovremmo dormire perlomeno 8 ore per notte. Dalle 8 alle 9 ore sarebbe la cosa migliore. Gli studenti hanno bisogno di ottimizzare al meglio ovviamente il loro tempo, perché dormendo una o due ore in più per notte vuol dire che hanno una o due ore in meno per studiare. Di solito si studia di notte, oggi va di moda, oppure c'è chi si alza molto presto e quindi toglie le ore al sonno in quel modo. Quindi devono diventare più efficienti, più ordinati, più dinamici in questo. Suggerimenti quindi per riposarsi bene nelle ore in cui si dorme: andare a letto ad orari regolari, cercare di avere almeno 8-9 ore di spazio per il sonno, perché spesso non ci si riesce a addormentare subito, quindi darsi un'oretta in più per leggere un libro, qualche cosa la sera, fare moto per almeno mezz'ora al giorno, perché l'esposizione al sole e il movimento aiuta i nostri cicli interiori circadiani, come si suol dire, quindi ci permette di essere stanchi nel momento in cui abbiamo bisogno di andare a letto, mangiare in modo sano, soprattutto leggero la sera, magari preferendo cibi come frutta e verdura che sono più facili da digerire e non appesantiscono durante la notte, prendervi un giorno a settimana di riposo, allontanando da voi tutti gli stimoli che possono essere stressanti, negativi, e fare delle vacanze rilassanti almeno una volta l'anno, insieme con la vostra famiglia, magari per godervi del tempo insieme. Evitare di fare l'uso di alcolici o di caffeina o di altri agenti stimolanti, eccitanti, che ovviamente riducono la possibilità di addormentarsi. Proteggere la propria stanza, cioè mantenerla fresca, con poca illuminazione, lontana dai rumori, quindi se abitate in una zona rumorosa mettere delle finestre a doppi vetri.
E quando vi sentite stanchi, anche durante la giornata, non tirate la corda del vostro corpo, ma se vi chiede di tirare il freno a mano, tiratelo, dormite 15-20 minuti, mezz'ora, quello che vi serve, e vi ritroverete più freschi e più svegli mentalmente per proseguire con le vostre attività. Se vi sentite stanchi, arrabbiati, travagliati, se avete avuto un litigio con vostra moglie, vostro marito, con il vostro capo, non andate a dormire senza aver risolto, almeno per quel che concerne voi, la situazione, cioè la vostra parte. Questo vi aiuterà di non avere un peso nel cuore che vi impedirà di prendere sonno perché i pensieri continueranno a lavorare. Imparate a controllare anche il vostro stress, la vostra ansia, in modo positivo. In che modo? Affidandovi a Dio. E vi lascio con questo testo che mi sembra proprio adatto alla chiusura di questa presentazione, che dice, se lo vogliamo leggere insieme, quando ti coricherai non avrai paura, sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Quindi sarete ampiamente ricompensati seguendo questi consigli da una vita più serena, più sorridente, più efficiente, che vi permetterà di avere successo in tutti gli aspetti della vostra vita. Con questo vi ringrazio.